Ciao a tutti, anche oggi cucineremo e poi mangeremo insieme. E oggi faremo insieme un risottino. È un risotto che noi facciamo molto spesso ed è con l'insalata belga. Per la nostra ricetta di oggi ci occorrerà dell'insalata belga. A noi piace molto ricco di verdure e quindi per due persone io metterò due cespi grandi, tre spicchi d'aglio, dell'olio di oliva, un pezzettino di raschera, del parmigiano che poi grattugeremo sopra, il riso naturalmente, e poi io qui ho preparato un pochino di brodo vegetale, è semplicemente carota, cipolla e sedano e li ho fatti bollire un pochino. Io direi che non ci serve null'altro, andiamo subito a cucinare. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere al fuoco l'aglio, quindi mettiamo un pochino d'olio dentro una casseruola, prendiamo l'aglio, non lo tagliamo troppo piccolo, i miei sono spicchi grandi, li taglierò in tre pezzettoni così. Di solito io ricordo quanti pezzettoni sono, poi li dovremo levare. Ecco fatto. Intanto che l'aglio soffrigge, andiamo a tagliare l'insalata. Quindi, dopo averla lavata per bene, tagliamo sottile sottile la nostra insalata belga. Io per due persone ne metto due cespi grandi e uno piccolino, praticamente una vaschettina intera. E c'è da dire questo, intanto noi siamo un po' dei mangioni e poi noi solitamente mangiamo un piatto solo, quindi mangiamo per esempio oggi a pranzo solo il riso. Quando l'aglio sarà bello dorato, versiamo dentro l'insalata e poi la facciamo appassire. Quindi rimescoliamo sempre e la facciamo appassire per bene. Che l'insalata sarà un pochino appassita, possiamo mettere il riso. Io qui userò dell'arborio e ne metto, la mia dose è questa, due bei pugni a testa, eccolo qua, e uno per la pentola. Questa è la mia dose. Facciamo tostare un pochino il riso. Dopo che abbiamo fatto tostare il riso per bene, aggiungiamo il brodo bollente. E dopo aver coperto il riso di brodo bollente, possiamo aggiungere un pochino di sale e lasciamo cuocere girando ogni tanto. Dovrà cuocere un quarto d'ora circa in tutto. Nel frattempo che il nostro riso cuoce, prepariamo il formaggio tagliato a dadini. Vedete, ne prendo circa una metà, lo pulisco, è un etto circa questo. Lo puliamo per bene e lo tagliamo a dadini. Se necessario, potremmo aggiungere un altro pochino di brodo. Nel frattempo, eliminiamo l'aglio. Sarà facile riconoscerlo perché ha un colore diverso dalla nostra insalata, quindi rimescolando, eccolo qua, poi lo abbiamo fatto soffriggere, quindi ha un altro colore. Naturalmente, se siete amanti dell'aglio,
ne potrete prendere un pezzettino e lasciare dentro. Qui guardate, è stracotto, schiacciandolo con la forchetta si disperà. Trascorsi 15-17 minuti, qui il grado di cottura dipende dai gusti, potremmo aggiungere la nostra raschiera tagliata a cubetti e rimescoliamo con cura finché il formaggio non si scioglie. Facciamo in modo che il riso non sia troppo asciutto, deve restare morbido. Aggiungiamo infine una manciatina di parmigiano. Spegniamo e giriamo ancora un momento. Ed ecco, non ci resta che impiattare. Mettiamo sopra una spolveratina di parmigiano. Ed eccoci. Grazie. Prego. Non ci resta che assaggiare. Buon appetito. Buon appetito. Buono. Buonissimo. Guardate, io vi consiglio davvero di provare questo piatto, è molto delicato e secondo me è anche, può anche essere un piatto completo. Bene, che aggiungere? Nulla, come sempre grazie, grazie davvero a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao! Ciao! Attenzione.